ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale. So poco raffreddato, mi sto morendo in botte freddo, però torniamo comunque su The Marvel Snap. Nella speranza di affrontare e di arrivare in fondo a questa serata, una serata che poi alla fine ci metterà tra le altre cose in mostra una nuova carta del gioco. Infatti vi ricordo che oggi è martedì e ovviamente come tutti i martedì alle 20 esce una carta nuova. Quest'oggi, o meglio questa sera, è il turno di Selene. Selene che ricordiamo dà meno 3 alle carte meno forti nelle mani di entrambi i giocatori. O comunque fa una roba del genere, ma non mi ricordo perfettamente il testo. Oggi, gioie mie, tocca andare un secondino ad appurare effettivamente uno dei buff che ci sono stati nei giorni precedenti. Una carta meme che forse tu potrai ricordarti sotto l'urlo di Martyr. Ed è esattamente oggi quella che noi proveremo, che testeremo e che metteremo forse uno dei mazzi migliori per Martyr. Martyr è una 1-5 buffata da 1-4 che a fine partita si sposta nella location che la farebbe perdere. Ovviamente però noi vinceremo e quindi non ci sarà problema, e quindi cluggeremo tutte le location in modo che Martyr, anche volendo, non potrà spostarsi. E quindi, signore e signori, per voi oggi il Peppa Pig. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace al canale e al canale mi piace al video, ok? E di seguire il canale, offerte HelloFresh pronte per voi. E ovviamente, già che ci potrebbe stare nello shop qualcosa che ti aggrada, ecco come fare per poter pagare a prezzi scontatissimi su Marvel Snap. Ovviamente con la NordVPN, è chiaro, no? È inutile ormai che lo ripeto. Ma prima di iniziare il contenuto, ragazzi miei, vi ricordo quello che potete fare con la NordVPN se anche voi siete giocatori di Snap. La prima cosa da fare è cliccare sul link che avete in descrizione, e questa, col Babbo Natale, è la schermata che avrete per potervi abbonare a NordVPN tramite ovviamente la mia offerta. Cliccate su abbonati, vi apparirà questa schermata. Ovviamente la figata è lo sconto sul piano biennale, in cui per l'appunto potete pagare soli 2,88€ al mese. Avete 30 giorni tra l'altro per il rimborso, quindi potete rimborsare se non siete contenti. Ovviamente più spendete, maggiori saranno gli sconti e ovviamente maggiori saranno i servizi che vi offre NordVPN. Procedo dunque ad acquistare l'abbonamento e poi vi faccio vedere come fare per l'appunto a comprare i gold per Snap. Acquista ora. Allora ragazzi, ovviamente adesso io compilerò tutto tramite mail e metodo di pagamento. Come notate a destra per l'appunto c'è un risparmio del 65%, infatti invece di pagare 232,12€ lo paghiamo 80,73 e stiamo a posto per 2 anni. Una volta che scaricherete, potete utilizzare l'account con il quale avete fatto l'acquisto. Premete dunque sul login, verrete ovviamente rimandati a questa pagina e cliccate ovviamente sulla vostra email. Aprite NordVPN, qui lasciate tutto esattamente com'è, qua cliccate su finish. Allora ragazzi miei, guardate che figata, siamo connessi ovviamente alla VPN italiana. Utilizziamo la freccia per spostarci ovviamente verso il sud-est asiatico e ci connettiamo alla Thailandia. Ok, siamo connessi alla Thailandia, facilissimo. E ovviamente andiamo sul marvelsnap.com. Ovviamente non vi preoccupate se la connessione è un pochino più lenta. Ovviamente siamo geolocalizzati in Thailandia, quindi il segnale arriva con un po' di latenza. Andate ovviamente su ricarica e come vedete in alto a destra avete capito che avete fatto bene, perché come vedete la bandiera per l'appunto è filippina. Ovviamente ragazzi miei, il servizio non si limita a questo. Con una VPN potete fare quello che volete, geolocalizzandovi infatti in altri paesi potete godere di beni e di servizi di quel paese. Ovviamente siete anche tutelati dal punto di vista della sicurezza informatica. Insomma regà, approfittate di questi sconti perché non sapete se per l'appunto torneranno o se saranno così vantaggiosi. Grazie a tutti e ovviamente grazie a NordVPN. Ok, madonna regà, sono distrutto. Ecco per voi il mazzo Peppa Pig. L'ho riformulato. In realtà lo posso dire che l'ho creato io. Allora, ho messo una serie di carte che potrebbero essere interessanti, ma che attualmente non sono presenti nelle poche liste di Peppa Pig presenti. E queste carte sono Rogue e Valkyria, ok? Che solitamente, vi ripeto, non ci sono. Per il resto è tutto molto regolare. Una sostituzione che potremmo fare adesso, en passant,
e togliere Shadow King per metterci Echo. Perché per l'appunto, no, sapete che il mazzo è tanto, cioè il mazzo, il meta è parecchio ongoing. Echo potrebbe essere di ispirazione, potrebbe essere interessante. Però vi devo dire la verità, con Shadow King mi trovo un pochino più tranquillo, raga. Sempre meglio comunque avere una deccia come Shadow King piuttosto che non averla in un mazzo come questo del Peppa Pig, che ha bisogno, no, di una cosa di questo tipo. Certo, abbiamo anche Valkyria che fa un po' quello che fa Shadow King, dobbiamo essere onesti. Però Shadow King lo fa con tre mana a meno, quindi sì, lo proverei così, capo. Lo proverei così e poi magari lo modifichiamo. Mamma mia, che debolezza. Allora, siamo pronti. Vabbè, insomma, peschiamo pure due carte. Stiamo tranquilli. Siamo molto tranquilli. Inizierei con Ant-Man sinistra. Non è male la mano, eh. Ma solamente un po' capita, capo. Beh, ho visto turni due migliori. Ovviamente non abbiamo Shang, abbiamo Valkyria. Però insomma, se ci pensate, raga, Valkyria è un po' come il cane di Mustafa, no? Tendenzialmente non è che fa troppo. Però insomma, Valkyria anche sotto Dazzler non è per niente male. Io giocherei Dazzler. Oddio, potremmo anche fare Shanna in realtà, eh? Shanna, Khazar. Forse è meglio Shanna, raga. Anzi, è sicuramente meglio Shanna. Finché non esce Ebonimo, chiaramente. Ebonimo. Eccoli. Ebonimo. Veramente. Veramente insopportabile, bro. È veramente insopportabile. È insopportabile questa cosa. Comunque lui ha snappato. Noi rimaniamo. Noi rimaniamo, raga, tranquillamente. Facciamo Khazar destra. Abbiamo Jeff e abbiamo Squirrel Girl per poter vincere ancora a sinistra. Quindi possiamo ancora mettere carte a sinistra. Non c'è motivo di ritirarsi. Lui fa sera, non può fare sera. Lui fa The Punisher. Questo per far capire un attimino il livello mentale della gente. Ok. Rogue Jeff non sembra male. Ultimo turno facciamo Blue Mav e Squirrel Girl. Raga, non siamo messi male. Assolutamente non siamo messi male. La domanda è: snappo? Ah, non snapperei. Non snapperei. Facciamoci i cazzi nostri. Dovrebbe essere sera in teoria. E Sebastian Shawn. Stavo valutando anche di far Valkyria. Però secondo me fa schifo Valkyria. Cioè, è una cagata. È una merda. 2, 4, 6. Va 18. 15. 6, 17, 18, 19. Quindi comunque cosettamente c'è un'altra carta. E la play è questa. La play è questa, ragazzi. Noi colliamo. E continuiamo a mangiarmi sta nastrina. A lui gioca tutto a destra. Non gli basta se verso la provincia a sinistra, no? Ah, ho capito. Guardate, è molto interessante, è assolutamente interessante come gioco un mazzo Peppa Pig e al primo game becco contro Killmonger. Oh no, ognuno poi si farà la sua idea. Io non dico niente. Ieri Killmonger avrò fatto tipo 40 partite e non ne ho visto uno. Ognuno avrà una vocina nella sua testa che dirà una parola. Tenetevela per voi. Non ditela in giro. La gente poi si allarma. Però vabbè. Bello che ieri ci ho messo un pomeriggio per fare 800 rank. Guarda oggi come me li rimagno tutti perché sto giocando il Peppa Pig. Cioè, non c'era motivo di giocarlo il Peppa Pig. Cioè, quello mi sto ricordando io. E già all'inizio mi fa capire che qualcosa sta andando storto. Zabbo. Beh, martire sul laboratorio è tanta roba, però, la verità, capi? Cioè, trust, fortissimo. Poi per carità, Shang-Chi mi spacca il buco del culo. Però insomma, vabbè. Lui fa Nebula, io gli faccio Martir. Potremmo far Rogue su Zabu.
No, facciamo Shanna, capo. Ci pensiamo dopo. Ego e mezzo? Ma è follia questa cosa. No, vabbè, è incredibile. No, vabbè, raga, follia. È Lupiagne. Ego in mezzo e gli scarto Shang, capo. Vabbè, ma che sto a vedere. Ma siamo fortissimi. Siamo fortissimi, capo, in questa vita e in quell'altra. E qua ti snappa addosso, capo. E qua ti devo stampare addosso per forza, di. Io Zabu, raga, io lo lascerei. Cioè, non è un grosso problema, Zabu. Tanto l'idea poi è fare Shadow King in mezzo, no? Tanto è un cazzo del fatto che lui si baffi. O comunque Valkyria, capito? In qualche modo facciamo. Il problema è che forse non riesco a cluggarmi tutto. Non lo so, vediamo. Vediamo. Infatti Fire on Lad, che diventa Jeff. Fare Rogue Shadow King. Lui snappa. Vabbè, va bene. Mi devo prendere assolutamente sto cazzo di... No, la mia povera e bella Rogue. Vaffanculo, va. Ma porca troia. L'unico gol è Blue Marble destra. Oddio, in realtà Valkyria destra è... però Valkyria destra. No, man, però che palle. Doppio drop a 5 in mano. Ma perché bisogna soffrire? Blue Marble a destra, contesto 3 location. Poi Martyr si deve spostare. Questi sono 8 cubi, capo. Magari lui concede. Cioè, pensa avessi avuto Squirrel Girl. Daze prendeva un buff in più, capito? Era fortissimo, era. Dio caro. Proprio adesso mi può giocare laboratorio di Shuri e carta su officina. E quello è un problema. Mannaggia, raga. Mannaggia, che casino. Puttana troia, ma perché ho fatto questa cosa? Perché ho giocato partita? Di un punto perso a destra. Da, Martira, però, che palle. Comunque, non sarebbe cambiato niente. Cioè, nonostante... Cioè, manculato Super Skrull. Ce l'ho fatto Super Skrull nell'esatto momento in cui ho fatto Blue Marvel. Vabbè, comunque, raga, cioè, nel senso, no sense. La fortuna di molti è no sense. Santo Dio. E vai a curarsi. Ma pure io, no. Oh, ma questo ci fa piacere. E qua te snappo addosso, capo. E questa è una follia, quello che hai fatto. Vabbè, passiamo. Passiamo. E questa è una follia, capo. Mi fai pescare due carte in più, io divento un matto, divento Khazar sotto, ovviamente. Serve Rogue. Cioè, mi serve Rogue. Rogue Mattia ce l'ha in mano. Ah, sì, l'ho vista. Perdono, mamma. Non lo so, cioè ci sto pensando. Forse è da fare Blue Marvel, è troppo forte Blue Marvel. Il problema del Blue Marvel è che, insomma, lo sapete. Me lo può ingulà. E quello è il problema grosso, che me lo può ingulà. Però... Se no lo faccio ultimo turno a destra, eh.
Forse è meglio, raga, farlo. Potremmo fare Shanna, Jeff, no? Cioè non a destra, vabbè, avete capito. Mi fa sera. A me sta bene. Come Titania. Vabbè, in realtà Titania va bene. Blue Marvel, Martyr. Dai, Martyr, fammene vince una! Su! Dio caro! Una! Che ti sto chiedendo? Vince una partita! Ehi! Tribunale vivente! Ti sto vedendo? Ah, certo! È chiaro, lui pensava di vincere a destra con Titania, è ovvio, sì. E quindi ha detto, perfetto, a destra ho vinto, carico tutto a mezzo e vinco a mezzo. Martyr! Martyr! Martyr, finalmente, 1-1-7! Ah! 4 cubi! Ah, oh, bro! Siamo in negativo... Ne ho persi 6... No, ne ho persi 8 e qua... Siamo in negativo di 8 cubi, ma non fa niente! Questo è uno spiraglio, caro. È un cazzo di tunnel nel quale possiamo ancora insinuarci. Possiamo ancora farcela. Possiamo ancora salvare sto video. Possiamo ancora salvare Martyr. E allora, capo, in quel tunnel insinuiamoci. E fammi sto favore. Non giocare mai questo mazzo, perché non perderesti i cubi e basta. Utilizza questo piccolo video di questo martedì come Ale. Guarda, va anche ben distretto. Cioè, possiamo vincere. Come piccola finestra meme, nella speranza che oggi ci venga regalata una bella carta. Vabbè, e... Boh, sta cazzato come una bestia sto tipo. Non occorre. Non occorre minimamente. Arriva Nebula, arriva Martyr. Non siamo messi male. Dipende quello che lui c'ha in mano pure. Cioè, capito? Perché, insomma, è quella un po'. È quella un po' l'idea. Green Goblin è forte, per carità di Dio. Molto forte Green Goblin, in realtà. Potremmo fare Dazzler. Dazzler 2, 4, 6, sono 9. Sì, devo far Dazzler per forza. Oddio, in realtà potremmo far, se no Armin's la fa cagare. È perché non posso giocare niente se non gioco Dazzler, perché non posso fare manco Shanna, altrimenti mi glugga a sinistra, capito? È un disastro. Arriva Shanna. A sinistra abbiamo già perso. E abbiamo perso pure questa. Jed, per favore, fammi finire sto video. Te lo chiedo per favore. Vinci, gioca qualcosa, bro. Per favore. Fammene andare, non ne posso più. Sono disperato, basta. Basta. No, Dio cazzo. Hai capito perché poi rosico quando la gente chat mi dice Mattia gioca Martyr, Mattia gioca il Peppa Pig. Rosico, bro, rosico. Perché siete dei deficienti pure voi. È un mazzo di merda. Come si fa a non capire? Beh, è normale, tu giochi a Vibranio, è normale che a Vibranio il Peppa Pig è forte. Voglio dire, Dio, giochi contro le scimmie o contro i bot. Tanto la pazienza, che pa... Ma sì, ma dai, ma sì, isola del silenzio, godo. Ok, abbiamo una buona mano, questo è un buono snap. Anche perché ha passato turno 1 e turno 2. A sto punto, ma attacco pure alle partite vinte perché l'avversario si ritira. Attacco pure a quello, capo. In questo momento anche più tre. Niente, tocca perdere pure questa. Capiamo. Beh, insomma, Shanna molto forte qua, eh. Raga, Sunspot è tanta roba. Lui è un move, eh? Che se prende una bella roba. Expansion non è impossibile. Porca. Va bene. Sì, mi stavo già per incazzare. Mi stavo già per incazzare. Kazar. Nah, ma speriamo non ci attaccia, bro. Senta, se non ci attaccia sto game lo vinciamo con ottime possibilità. Con ottime possibilità. E il problema è che devo fare Blue Marvel e non posso farlo su Isola. E quindi vuol dire che sto game non posso giocare a Valkyria. Però a me Valkyria piaceva giocarla. Ma vediamo, vediamo, vediamo. Vabbè, lui fa Polaris. A noi Polaris non ci dà fastidio, no? Ovviamente. Di alcun tipo, di alcun genere, di alcuna natura, sir. Blue Marble.
Oh, il problema è che Martyr si è esposta. Oddio, in realtà no. In realtà no. No, qualsiasi cosa prendo, Martyr si è esposta. Quindi siamo belli parati, capo. Pensa se mi fa tipo Super Skrull o Rogue. Pensa quanto mi potrebbe far male st'idea. Non ci posso credere, dai, man. Ma che palle. Oggi mi se- io oggi mi sentirò male a giocare a sta roba. Questa è la mia giocata. Mamma, raga. Juggernaut che mi sposta a Blue Marvel su Isola, vaffanculo, è 200 EQ. Ma vaffanculo, matto. Ma com'è possibile che tu sia a questo rank? Tu sei un genio. Detto questo, comunque noi contestiamo 3 location. Detto questo, il problema è che Silver Surfer mi ammazza. Se ce l'ha, ovviamente. Dazzer è molto forte, eh? E potrebbe non aspettarselo, perché Dazzer sono 8 punti. Arriva Graven. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, capo! Incredibile! Follia! Follia, abbiamo vinto perché questo... si sa che ha fatto! Martyr! Detta 2 volte oggi, Martyr, durante questo video. 2 volte l'ho detta. Pensa quante volte ho preso Lucazzo. Quando meno siamo rimasti nella top 1000. Amori miei, non giocate sto mazzo. Prendetevelo per l'appunto come goliardia. Come... non lo so. Oggi mi guardo un po' di Martyr e mi tiro una siega. Ma ovviamente, bro, non intendo giocarlo io stesso. Ovviamente, ragazzi miei, se vogliamo parlare seriamente, il buff a Martyr è un buff ridicolo, così come la carta che hanno creato. Martyr, per essere giocata, deve avere quantomeno un altro punto forza, perché alla fine, se ci pensate, The Hood è OP, perché The Hood ti dà un 1-6 e con The Hood, che è il meno 3, ci puoi giocare. Quindi in realtà, cioè, proprio non ha senso. Cioè, Martyr dovrebbe essere 1-6, anche 1-7, se vogliamo dirla tutta. Allora, lì, e anche lì, anche in quel caso, comunque è una carta che dove cazzo la giochi, bro? Vabbè, in realtà lì la puoi giocare. Però devi giocare un mazzo che facilmente se glugga, o comunque un mazzo control col prof, con Storm. Anche lì, era merda. Vabbè, amori, grazie mille per supportarmi qui sul web. Ci vediamo oggi, ovviamente, stream. Nel mentre, un buon proseguo di giornata, un grosso abbraccio e bella.